credo. Diciamo che questa partita è emozione, guardiamo un po' che intuisce, vai, tenta di alzarsi e non riesce. 9 gol lo scorso anno, questo è il 12esimo, il totale con la maglia del Milan. Prova a rispondere la Juventus con Neve del club, secondo palo. Qui intanto il premio a Buffon come miglior giocatore della partita, premio assolutamente strameritato, non ce l'hanno chiesto a noi, ma il voto l'avremmo dato anche noi, credo, no, Giuseppe Buffon, io sicuramente. E adesso arriva il trofeo, il 17esimo personale di Ferrara, è il 13esimo della carriera di Lippi come allenatore, è il primo della stagione e va alla Juventus. Vedete la gioia dipinta sul volto dei giocatori della Juve che vincono questo trofeo per la quarta volta e, come detto, eguagliano il Milan. Rieccoli qui, i campioni d'Italia, gli eroi della passata stagione, gli imbattibili, quello dello scudetto più bello di sempre. Tornano in campo per la prima ufficiale della stagione, la Supercoppa italiana. We'll be right back.
occasione, cartellino giallo ed espulsione per Zuniga. Il Napoli rimane in 9 per l'espulsione di Zuniga. Pirlo, il pallone dentro, attenzione, per una rete, un vantaggio della Juventus, con Leonardo Bonucci, Juventus 3, Napoli 2, ma forse c'è stata l'alimentazione, forse c'è stato un gol, comunque la cosa importante è che la Juventus è in vantaggio, si fa vedere la questione per chiudere lo spot, ma c'è tutto la condizione, e gol, Bonucci vince, Juventus 4, Napoli 2, il Bonucci vince.
fronte ai tanti cambi che ci sono stati, abbiamo detto sono andati via Tevez, Pirlo e Vidal, agli infortuni di giocatori importanti come Khedira, come Chiellini, come lo stesso Morata, ci sia stata soltanto una novità in campo dall'inizio, è stata quella di Mandžukić, e poi è entrato Di Bala, ma va evidenziato che proprio Mandžukić e Di Bala, due dei nuovi arrivi, abbiano deciso questa partita, testimonianza del fatto che il gruppo bianconero ha risposto alla grande, alle sollecitazioni che sono arrivate dall'allenatore e dalla società, riprendendo un discorso che non si era certamente interrotto appena in pausa con la vittoria della finale di Coppa Italia. Ecco, poco fa il nuovo numero 10, poi arriva Massimiliano Allegri, poi toccherà Gigi Buffon che sale, e questo è un dato importante, a quota 6 per quanto riguarda le vittorie nella Supercoppa Italiana, raggiunge Stankovic che era il primatista, ne ha vinte 5 con la Juventus, una con il Parma, riceve l'abbraccio di una tifosa cinese, è il